Buongiorno a tutti, salve, benvenuti a questo nuovo video. Ovviamente questa mattina andiamo a vedere un po' quello che era che è il mercato finanziario che si è prospettato finora subito dopo vari eventi macroeconomici, quindi incontri politici, eccetera. Allora, prima di tutto voglio farvi vedere una condizione ben precisa dell'euro che continua a manifestare la tendenza, diciamo, laterale, che ovviamente potrebbe essere, diciamo, una buona, in buona parte, diciamo, una lateralizzazione che potrebbe dare, una spinta molto forte all'euro, visto il consolidamento che sta avendo e visto anche la condizione del dollaro che è sempre più incerta. Una cosa fondamentale che volevo farvi vedere è questo pattern. Andiamo a vedere un attimo il 4 ore prima di andarci a vedere un po' quello il perché poi vi dico questa condizione laterale, perché siamo ancora in questa parte qui, diciamo laterale, in cui, se andiamo, vedete, questa è la lateralizzazione che dicevo. Se andiamo a vedere bene che cosa è successo, stiamo in un momento in cui di rimbalzo ancora su questa linea molto forte, vedete, marcata, che sono anzi che è in questo caso un supporto fortissimo, perché racchiude appunto gli 1,10 e 85, diciamo, che può dar adito appunto a un rimbalzo per poter poi dare maggiore forza al movimento. Questa lateralizzazione la vedo come un consolidamento, più che visto che ha provato il prezzo qui anche adesso ha provato ad andare oltre la barriera degli 1,10, ma probabilmente i buyer, i compratori, vogliono mantenere le loro posizioni, vogliono cercare di proteggere le loro posizioni, e quindi in una condizione di bassa volatilità, ovvio che questa tendenza qui potrebbe essere appunto dovuta a una condizione di bassi volumi che, quando e qualora dovessero salire, quindi ritornare ad avere, diciamo, i volumi di pre-estivi, sicuramente questo io lo vedo, no? Andando verso un rialzo molto forte. Potrebbe anche adesso continuare, diciamo, la lateralizzazione per poter poi tornare, anche facendo un double bottom, pure tendente, no? Potrebbe anche, diciamo, tendenzialmente rimanere per qualche giorno ancora a lateralizzare. Ma l'importante è che, qualora, certo, si vada a rompere questa, anzi, diciamo, quest'area, ok, allora si può dire che l'euro è ribassista. Ma finché succede questo, per me l'euro è completamente ancora rialzista, anche per vari segnali. Cioè, uno tra questi, diciamo, è la stabilità dell'RSI, che continua a essere stabile. Come il prezzo, quindi continua la stabilità, continua anche, diciamo, l'RSI a far vedere una forza relativa abbastanza vicina al prezzo. Ma poi anche un'altra cosa importante è che c'è ancora un aspettate, perché ecco qui, c'è ancora un pattern armonico
che si è completato, che si sta completando, qualora ovviamente il prezzo continuasse a salire perché la sua zona di completamento è questa. Quindi significa che da qui il prezzo dovrebbe andare verso, no, gli 1,13295 per completare il pattern armonico. Anche perché, se notate, il prezzo sta facendo esattamente una lateralizzazione molto importante, molto forte, in cui il prezzo, vedete, ha toccato svariate volte supporti e resistenze. Quindi questo significa che diciamo, per certi versi potrebbe continuare a fare questo andamento laterale, in vista, anche perché ormai, diciamo, l'euro-dollaro, dopo la lateralizzazione che c'è stata dal 2015 al 2017, penso saremmo anche avvezzi noi e preparati a una lateralizzazione un pochino più lunga, no? Quindi, visto che la 200 periodi sta accarezzando ancora il prezzo, potrebbe in questo momento dar adito avvicinandosi ancora di più a un breakout, perché più magari si avvicina al prezzo, magari può essere in un certo qual modo, può essere magari rotta, come è successo qui, visto la fase di lateralizzazione, può essere rotta magari intorno a questi, diciamo, nel suo corso, può essere rotta e tornare il prezzo quindi a testare gli 1,13. Quindi questo è una delle cose più importanti per questo, per quest'oggi. La sterlina è, come vi avevo accennato, è ovviamente in aumento, perché ha toccato la soglia molto forte. Questa è una trend line addirittura annuale. Ovviamente siamo di fronte a un ciclo, anche a un ciclo molto importante, perché è un ciclo di lungo periodo. Il ciclo che vi stavo dicendo è proprio, vedete, questa è la parte della trend line. Siamo di fronte a un ciclo di lungo periodo in cui, ovviamente, vedete, questo è, vi voglio far vedere un attimo l'altro ciclo. Eccolo qui, siamo di fronte a una condizione ciclica molto importante che, rispetto, ve la faccio vedere perché cosa mi aspetto io in questo momento. Vedete, questa è la fase ciclica che corrisponde anche, vedete, a dei minimi importanti sul lungo periodo. Vedete come coincideranno, poi, ovviamente, la fase ciclica di adesso, questa fase qui, potrebbe arrivare ad avere lo stesso quantitativo ciclico, quindi potrebbe continuare, visto che questo è un ciclo addirittura, aspettate, ecco qui, che stiamo parlando di, oh, aspettate, eccolo qui, un ciclo di quasi 900 giorni, quindi comunque un ciclo molto molto lungo, un ciclo che sorpassa, diciamo, un ciclo di 3 anni. Quindi ci aspettiamo ovviamente adesso un inizio ciclo. Vedete come poi ha testato la neckline di lungo periodo. Vi faccio vedere un attimo il mensile per farvi vedere. Eccolo qui. Vedete, questo è il mensile. Aspettate che ve lo metto bene per farvi capire di che cosa sto parlando. Eccola qui. Questa è la condizione ciclica che vi stavo dicendo. Se io vado a immettere il primo ciclo proprio diciamo, sulla parte terminale dei due cicli che si sono andati a testare, vedete, il ciclo corrisponde esattamente a questo, il ciclo più lungo, il ciclo più grande, quello, diciamo,
che corrisponde addirittura dal 93, quindi stiamo parlando di un ciclo molto lungo. Quindi guardate come la condizione ciclica, guardate qui, anzi ve lo faccio vedere in questo, ecco qui, guardate qui, guardate qui, guardate anche qui, e poi ci sarà qui. Quindi io mi aspetto come condizione ciclica di lungo periodo adesso un rialzo. Ovviamente parlando sempre di andare a vedere anche un ciclo, no? Il ciclo quello più piccolo, guardate come, quindi mi aspetto una fase rialzista molto grande che può arrivare infatti qui a ritestare secondo me anche i massimi. Questo potrebbe essere ovviamente visto sul lungo periodo, quindi questo non è per dire che perché il ciclo sia fatto in questo modo, allora la condizione ciclica mi dice che andrà magari fino a quali massimi non si sa. No, praticamente è anche legata a una storicità ciclica anche dal punto di vista di vedete. Dal punto di vista anche di onde, guardate 1, 2, vedete 3, 4, 5, ABC. Quindi io mi aspetto adesso un periodo di contrazione, questo qui, per continuare poi l'altro, il ciclo che sta ritornando. Quindi praticamente diciamo che questa potrebbe essere un ciclo che è finito. Si continua una piccola lateralizzazione per poi continuare ed arrivare almeno a ritestare zone molto importanti che sono esempio l'1,40 e l'1,50. Ok, questo io vi stavo dicendo anche perché gli 1,40 sono una zona molto forte dal punto di vista proprio mensile. Ok, quindi questo è quello che mi aspetto io. Diciamo intorno a ecco qui, intorno a questo, diciamo questo aspetto più o meno di rialzo. Quindi questo è ovviamente un fine ciclo minore. Guardate come questo ciclo sia, no, andato a testare vari, no, vari livelli, no, fino adesso, dove è arrivato. Vedete, c'è stato proprio questo fine ciclo che può dar adito adesso ad arrivare a zone molto più in alto. Ok, quindi per come la vedo io, vedo una sterlina al rialzo, a un rialzo diciamo molto forte. Perché? Perché ha toccato dei minimi importanti proprio annuali, che è quello dove c'è stata secondo me anche un pochino di manipolazione. A livello anche per far arrivare veramente il più giù possibile, proprio a testare addirittura questa trend line di lungo. Quindi, secondo me, c'è stata anche una diciamo manipolazione abbastanza forte. Volevo anche dirvi, per chi volesse, ovviamente in descrizione c'è il canale Telegram in cui io vado sempre a mettere dentro analisi, eccetera. Ho anche qui, vedete, le mie idee che vengono costantemente, no? Su TradingView. Potete andare tranquillamente a vedere tutto quello che sono, no? Le mie idee giornaliere, perché comunque io vado sempre a immettere dentro diciamo dei. Vedete, delle idee sempre aggiornate proprio sulla. Basta scrivere o TradingView slash Christian trattino quello basso ciuffa, oppure comunque ce l'avete in descrizione questa qui. Quindi se siete se utilizzate questa piattaforma potete andare per esempio a vedere le mie idee, ma anche per esempio potete partecipare alla chat, per esempio
sulle, per esempio sulle criptovalute o piuttosto che azioni Forex eccetera, ma anche mandare messaggi, potete mandare messaggi direttamente privati al sottoscritto che comunque risponde sempre in larga scala un po' a tutti quanti. Bene. E volevo farvi vedere in conclusione due aspetti fondamentali, cioè l'oro che io lo vedo, sapete benissimo che io lo vedo rialzista per molto più tempo rispetto adesso, che lo vediamo adesso. Diciamo che l'aspetto di ciclo, abbiamo un fine ciclo rialzista per quanto riguarda, appunto la fase, un fine ciclo di mini ciclo rialzista rispetto a questo di lungo periodo. Quindi, io mi aspetto adesso una fase di stabilizzazione del prezzo proprio intorno ai tra i 1.550 e i 1.600, per poi continuare il trend verso l'alto. Vedete come la media 200 rimane molto distaccata, quindi significa che comunque il trend potrebbe andare molto più in alto. Le medie mobili 9 e 21 rimangono distaccati con la media ovviamente sulla sinistra, quindi per diciamo che accompagna maggiormente il prezzo, quella blu è la 9 periodi che aveva incrociato già la 21, rimangono molto alte e molto aperte proprio per far vedere la volatilità di salita. Ovviamente stiamo sempre in una zona di diciamo di ipercomprato, ma questa zona qui potrebbe dare adito a un piccolo ritracciamento che io mi aspetto nei prossimi giorni, arrivati magari a una soglia molto importante, per poi no, continuare la diciamo il trend verso il punto 5, che comunque è molto più in alto, quasi tendente sui 1.800. Quindi questa è sicuramente una visione rialzista. Ovviamente questo, ragazzi, come mi diceva il disclaimer, non sono consigli finanziari, segnali o eccetera, sono solamente analisi che secondo il sottoscritto potrebbero andare ad avere uno scopo sia didattico sia anche di news giornaliere sui mercati finanziari. Voglio concludere un pochettino con il DAX, che ovviamente sta lateralizzando oggi. Voglio farvi vedere proprio l'aspetto di lateralizzazione, che poi è, vedete, come vi avevo detto, questo era un fine ciclo, quindi mi aspetto ancora una zona diciamo di lateralizzazione un pochino più lunga, che potrebbe ancora continuare, no? Intorno poi a questo diciamo a questi a quest'area, diciamo, per poi eventualmente andare, visto che questo è un pattern, no? Che vi avevo fatto vedere, un pattern molto preciso anche di un ciclo che poi è anche un ciclo completo. Secondo me potrebbe il prezzo tornare, beh, almeno a ritestare il 61% sui 12.100. Quindi questo potrebbe essere uno spunto, diciamo, per farvi vedere anche che cosa, che ci siamo anche in un fine ciclo rialzista, che ha poi sta ancora questo ciclo rialzista sta ancora lateralizzando intorno ai tra gli 11.700 e i 12.000, e quindi secondo me potrebbe diciamo continuare una lateralizzazione che ritesterebbe ancora questa diciamo la zona compresa tra i 12.300 e i 12.000 netti. Ovviamente questa potrebbe essere una delle idee, ma c'è anche un aspetto fondamentale, cioè quello del mercato americano, perché se il mercato americano potrebbe anche trascinare il DAX, dove su questa zona
in completamento magari di quest'altro pattern, un cipher pattern che ha il completamento intorno ai 10.000. Perché vi dico questo? Perché qualora venisse rotta questa zona, quest'area qui, importante per una posizione ribassista, venisse rotta quest'area, cioè e che poi venisse rotta anche un'area importante perché è una confluenza anche di medie molto importanti, perché qui abbiamo la 200 periodi, la 9 e la 21 che confluiscono qui in un'area molto importante perché è diciamo questo è il punto C. Diciamo, vedete, diciamo corrisponde quasi al punto C, no? Di questo fine ciclo. Quindi questa è un'area molto importante e ecco perché secondo me rotta, se va rompendosi diciamo quest'area tra gli 11.600 e gli 11.700, sicuramente si andrà a rimbalzare intorno ai 10.000 per poi proseguire verso l'alto. Quindi stiamo ben attenti a quest'area qui perché corrisponde qui a un'area molto importante che potrebbe veramente essere un punto di riferimento appunto per una posizione ribassista di medio periodo, perché secondo me una discesa fino ai 10.800 sarebbe veramente repentina. Legata a che cosa? Legata anche a probabilmente anche a questo che potrebbe essere un ABC di pattern che qualora diciamo venisse veramente a completarsi uno scenario ribassista si andrebbe a prendere sicuramente i 10.877. Quindi sono le due idee del DAX. Staremo a vedere adesso alla riapertura, diciamo, tra virgolette, dei volumi. Staremo a vedere un attimo i movimenti di breakout che possono essere appunto o gli 11.900, cioè gli 11.900 comunque perché coincidono, gli 11.824 coincidono con quindi dei valori molto forti, è una resistenza molto forte. Il breakout degli 11.824 rappresenta veramente una resistenza forte, come un supporto forte potrebbe essere la rottura poi dei diciamo degli 11.600 all'incirca 11.000 questi diciamo 11.600 che è questa area di supporto qui, quindi l'area di supporto che io vi dicevo è proprio questa, ok? Un'area di supporto molto importante che corrisponde anche a dei punti chiave molto importanti, quindi secondo me dovremmo stare attenti a questi due a quest'area, a questo supporto e resistenza che potrebbero veramente dare il via a dei movimenti più repentini verso il basso, un po' più ciclici, un po' più rallentati rispetto all'altro, perché secondo me se andasse a rialzo potrebbe ritestare dapprima questa zona del 61% sui 12.000 per poi eventualmente ritestare i massimi. Però prima, secondo me, bisogna vedere questa zona come si comporta al rientro di grossi volumi. Bene, vi ringrazio molto per essere stati qui con me anche oggi. Io vi do appuntamento a domani, sempre stessa ora. Da Christian Ciuffo è tutto, buon trading a tutti. Ciao ciao.